cosa. Andiamo. Oh. Qua. Lili. Vieni. Sì, dai. Dov'è Billy? Vai. C'è Billy? Su. Dammela. Eccola! Su. Tartufaio è una presenza che da quando io sono nella forestale c'è sempre stata, anzi c'è stata da quando ero un ragazzino. Non c'è poi così tanta passione, perché quando un cane costa 10.000 euro e una buona annata di tartufi può arrivare ai 100.000 euro, non parliamo più di passione, di natura, ma parliamo di denaro. Per difendere le proprie cose, compri del macinato, poi compri del veleno per topi oppure per lumache, ti impasti tutto, poi fai delle confette. Li ho assimilati un po' in giro, così quando i cani tornavano per salire in macchina potevano, avevano una buona possibilità che li mangiassero. Avete mai ammazzato il cane di qualcun altro, così? No. Neanche pensato. Non mi viene sotto la macchina, io no. E invece voi ve l'hanno avvelenato qualche volta? Sì. Uno. Non è morto. Però. Capita anche della gente che conosciuta così, che viene a cercare questo prodotto qui e dice guarda, senza patentino, senza regolare bolla di accompagnamento e fatture non te lo posso dare, quindi però è successo che qualcuno l'abbia cercato, non mi ha detto per quale utilizzo, ma immagino io questo. L'uccidere il cane vuol dire colpire l'avversario, dare un segnale netto e evidente che la concorrenza ha fatto uno scatto e da concorrenza leale si trasforma in concorrenza sleale. Non c'entra mica di notte? No, sai che non si di notte può? No. Mi alzo presto qualche mattina, però di notte no. Luna, tu! Dov'è la luna? Luna, vai! Vai! Dov'è? Stanno furando qua, c'è un cane che fora. Dai, il vostro rapporto col commerciante è buono, con sì. Rossi? Sì. Non è che vi frega? No, noi prendiamo quello che ci dai, capito? Fin da bambino, avevo 8-9 anni, andavo da tutti con mio fratello, che era un po' più grande di me. Dopo, pian piano, prima cominci a farlo così come hobby quasi, poi dopo, una volta che ti sei fatto la clientela, dici... Mi metto a fare il commerciante, tanto di licenza, eccetera. Uno mi chiama e dice vorrei una palla di tre etti. E io gli dico guarda che ne ho due da due etti, insomma vediamo un po' come si può fare. E lui ti dice no, io la voglio da tre etti. La voglio da tre etti. E te la pago bene, però la voglio dopo domani. Io bisogna che sento un attimo, faccio il giro di telefonate un po' ai miei colleghi in mezzo Italia per vedere se... Poi insomma ci si incontra. Poi ci si incontra, si trova. Guarda, sai cosa sto filmando? Spagna. Aspetta, c'è qui. Questo che roba è? Ungheria.
fammi vedere, 44.000. Questo vabbè, 5.000, di solito sono qua. Questo è 40.000, 5.40, 34.000, 4.54, 44.000 euro. Cioè, non è una stronzatina. Siamo il più grande acquirente dei tartufi spagnoli, il più grande acquirente dei tartufi francesi, compriamo in Slovenia, Croazia e quindi è tutto quello che possiamo in Italia. Mio nonno ha combattuto con la Francia, i tartufi erano francesi nel mondo, adesso sono italiani, ti ho detto tutto. Io sono così consapevole, tanto da avere i brividi sulla pelle quando lo dico, di tutto quello che c'è prima che un tartufo arrivi sulla pelle.